L'anno scorso ad aprile avevo fatto un'interrogazione per cose spicciole, sicuramente non per queste cose più importanti e di struttura, dicendo che necessitavano alcuni armadietti. Prontamente l'assessore allora Zambito aveva detto che il problema sarebbe stato risolto a giorni, sono passati sette mesi. E ancora il problema non viene risolto. La dobbiamo smettere con questa politica degli annunci, di annunciare le cose e non farle mai, di annunciare le cose e non realizzarle mai. Siamo stufi su questa cosa, sulla piscina comunale. Non staremo zitti, così come per tante altre cose, perché è una struttura importantissima. Manga un dubbio. ancora la piscina è chiusa. Manga un dubbio. Io devo dire che mh, insomma prima di enunciare questo nella televisione locale, sono stato qua quattro volte. Il mio gruppo, il mio partito, con in testa Leonardo Pitruzzella, aveva presentato un'interrogazione al Consiglio Comunale, quindi agli assessori, assessori al sindaco competente e praticamente ancora non si è visto niente. È una rottura strutturale, questa rottura, questi guasti non saranno risolti in brevissimo tempo, io voglio essere pessimista, secondo me questa piscina aprirà a fine gennaio se ci va bene. Ed è un problema grandissimo. Ho parlato pure ed esprimo la mia solidarietà agli impiegati della struttura perché spesso si prendono le invettive dei cittadini favaresi dell'Interland e del nostro paese perché la struttura viene chiusa. Non c'è neanche un cartello che dice che la struttura è chiusa, immagino quelle persone che vengono da fuori, arrivano qua la sera e non trovano neanche un cartello che spieghi quello che sta succedendo. Cioè, sembriamo il paese totalmente allo sbando, non ha nessun senso governare in, eh, in questo modo. Eh, vedete, la piscina non è... viviamo in un paese che... Non ha grandi parchi, non ha una villa dove tu la mattina ti vai a leggere un libro, ti vai a rilassare, trovi un chiosco e ti bevi una bibita, non c'è niente. E quel poco che c'è è mantenuto, l'abbiamo visto uh, dal consigliere Fallea in Via de Mille, in quel determinato modo. Ora io dico, la vorrei dire alla siciliana, abbiamo solo questa figlia femmina. Eh, ci, ci facciamo trovare impreparati con un problema del genere, queste cose possono succedere, ma gli interventi debbono essere immediati, perché ricordiamo che la piscina è soffrita pure da persone che lo fanno come terapia, per la loro salute, e non ci possiamo permettere di fare queste magre figure. Se la voglio dire alla Fallea è seriamente una vergogna, dovete provvedere, perché noi non staremo zitti e staremo qua fino a quando il problema non verrà risolto. Piano, piano piano, piano piano, quello che era un grandissimo orgoglio per il nostro paese sta diventando una grandissima vergogna. Non è possibile. Però voglio chiudere questa intervista facendo pure delle proposte. Considerato che sono arrivato qua da circa un'ora e mi facevo un giretto in giro, pensavo questo: perché non coinvolgere le scuole? E non ci vogliono soldi per creare un campo biologico di agricoltura in questi spazi. Si potrebbero coinvolgere le scuole, piantumare eh, l'orto, farli venire qua a turno una volta a settimana, due volte a settimana coinvolgendo tutte le classi e avremmo eh, gli spazi diventerebbero un grandissimo paradiso. Avremmo insegnato ai bambini come eh, si fa l'agricoltura e come nasce l'agricoltura biologica e nello stesso tempo terremmo questi spazi in maniera più decente.